e benvenuti, benvenuti nel circolo dei lettori. Io mi chiamo Guido Catalano, sono contento di essere qui, sono contento anche che voi siate qui numerosi. Sono qui per presentarvi in un certo senso questo libro, è l'ultimo libro che mi è stato pubblicato, è uscito in realtà a dicembre, ufficialmente, più ufficialmente a febbraio, quantomeno nelle librerie. Si intitola Ti amo ma posso spiegarti. È un libro di poesie, è stato pubblicato da una casa editrice torinese che si chiama Miraggi, è una casa editrice giovane che si intitola Basta poesie d'amore adesso e diamoci dentro. Confesso, il mio cuore è un cesso otturato, adesso ci vorrebbe un professionista dello Sturco Pozzi, ma di quelli bravi, quelli col pompazzone a risucchio idraulico. Avete mai sentito un'ape tossire? Io sì. Alla fine è questo che fa la differenza in poesia, in amore no. Se l'amore non dovrà mai dire mi dispiace, il mio amore è rotto, che mi dispiace un sacco e sempre. Sempre una volta in più di te, comunque. La morte vi ha mai mandato un SMS? A me no, ma mi piace pensare che prima di venire a prendermi lo faccia. Fra un paio d'ore sono da te, saluta tutti e vestiti comodo. Sono felice di non essere nato donna. Non avrei potuto sopportare di non essere la donna più bella del mondo. E con i geni che mi sono toccati in sorte, difficile pensare che lo essevo. E sono felice di non essere nato cane. Non avrei potuto sopportare di non essere un cagnone morsicone. E con i geni che mi sono toccati in sorte, al massimo un barboncino di merda. Quando sono nato qualcuno ha visto bene di spalmarmi del miele sulle pareti esterne del muscolo cardiaco. È per questo che batte in controtempo. Per equilibrare sono 10 anni che mi spalmo di catrami polmoncini. Hai presente i biscotti della fortuna cinesi? Mi fanno schifo. Ma li prendo sempre per leggere il messaggio. Il biscotto lo do al barboncino perché so che gli fa male lo zucchero e muore prima. L'ultimo diceva il tuo cuore è un cesso otturato, che ci vorrebbe un professionista dello Sturco Pozzi. Appunto, il cerchio si chiude, anche lo stomaco, si chiudono gli occhi, si chiudono porte, portoni, finestre, ponti levatoi e caselli autostradali, si chiudono i cancelli. Quando si inizia ad annoiare se stessi, sono cazzi atomici. Questa è una poesia d'amore. Sento l'ultima sigaretta. L'ho scritta quest'inverno, no, 2 inverni fa in realtà, su una panchina intanto che aspettavo. Faceva molto freddo, tra l'altro. Ieri, mentre sperimentavo gli effetti dell'assideramento sul mio corpo pingue, seduto su una panchina aspettando la morosa in una piazzettina, ho guardato una sigaretta consumarsi dall'inizio alla fine. Ho fatto un solo tiro e poi l'ho osservata consumarsi piano piano, la carta che netta si bruciava ed il cilindro di cenere grigia che se ci stai attento regge, non si sfalda. Bellissimo il cilindro di cenere. E poi il fumo che fa tutte quelle evoluzioni misteriose, sempre diverse. E se un raggio di luce lo prende, il fumo, crea effetti strepitosi di bellezza. Poi c'è chi sa fare gli anelli, io no. Ma chi li sa fare è uno sbiello. Ho letto da qualche parte che i ciechi non amano fumare perché gli manca il gusto visivo della sigaretta. Non vedono la brace, non vedono il fumo, non vedono la cenere. Forse una cazzata. Non ricordo di ciechi fumanti, ma non frequento ciechi, in effetti.
Ho fatto delle prove a proposito. Ho provato a fumarmene una al buio totale. Ma è bello assai che vedi la brace rossissima e se agiti la sigaretta si creano giochi di luce, tipo come strisce luminose nella notte. È presente, puoi fare i cerchi. Allora ho provato a fumarne una bendato, ma ho smesso subito, che mi sembrava di essere il condannato a morte, che si fuma l'ultima sigaretta, anche se non so se il condannato a morte, prima di essere fucilato, l'ultima sigaretta se la fuma bendato, o la benda gliela mettono dopo. Secondo me dopo. Sarebbe meglio dopo. Sarebbe meglio non essere fucilato. Sarebbe meglio non fumare. Sarebbe meglio non morire. Dormire da solo è spazio. Puoi rotolarti nel letto, puoi fare le capriole, cunicoli sotto le coperte, metterti a schimbescio, mangiare i crackers sbriciolosi ed altro. Ma non puoi accucchiaiarti a un corpo femmina che gli fai quella cosa spaziale da dietro, che con la mano le prendi la tetta superiore e ti assopisci con il calore della sua schiena sulla tua pancia. E se sei fortunato, i vostri respiri andranno via all'unisono, la tua pancia, la sua schiena, la sua nuca, le tue braccia, i piedi nei piedi che si carezzano, tenendo il tempo della notte, fottendosene del regno dei cieli. C'è stato un periodo piuttosto infame nella mia vita precedente, che ogni volta che mi innamoravo di una ragazza, a un certo punto, ineluttabilmente, lei mi diceva: no, guarda, sei un ragazzo dolcissimo, sei proprio una bella persona, ti meriti veramente di trovare una ragazza che ti meriti, che la meriti, che ti meriti, che vi meritiate, ti voglio tanto tanto bene, ma ti vedo come un amico speciale. E poi a me piace Fernando. Fernando è un nome di fantasia. Oggi come oggi, quando una ragazza che mi innamoro mi dice una di queste tre parole chiave: bella persona, amico Fernando, prima che io sia riuscito a stamparle un bacio sulle sue labbra squisite, faccio un inchino, faccio la riverenza, le sorrido e dico: scusi signorina, no, credo ci sia stato un errore in questo pazzo sistema del cazzo, dunque la saluto e le auguro tantissimissime bellissime cose, porti i miei omaggi al dottor Fernando e scompaia subito dal mio raggio d'azione visivo, uditivo, tattile, olfattivo per il resto della mia vita, grazie. Poi torno a casa, bestemmio un quarto d'ora, metto sulla musica, mi faccio un bagno caldo, spengo tutto, dormo. Pagina 137, ve la leggo. In realtà non è propriamente una poesia, è un dialogo anche questo. Ti amo, ma posso spiegarti. Ti amo, ma posso spiegarti, le dissi. Un ottimo titolo per un libro di quelli che vanno adesso, mi disse. Sì, ma io te lo dissi per davvero, le dissi. Ma non sprecarlo con me, faccio un bel romanzetto di giovanilismo alla moda, mi disse. Ma scusa, Cristo Madonna, io ti dico una frase d'amore, tu mi dici di farci un titolo di merda. Le urlai. Non ti incazzare. Lo dico per te, con un buon titolo hai fatto il 50%, mi sussurrò.
Allora senti questo, le dissi. Cazzi, ne hai presi più tu che un esercito di mignotte da sbarco? Sei un cretino, poi è vecchio, poi l'Einaudi non te lo passa. La Feltrinelli? Neanche. La Mondadori? Manco la Mondadori. Dici? Dico. Ci vieni con me a limonare duro al concerto degli SDC? Conosco uno che monta i palchi e ci fa entrare gratis. No. Guarda che non è una proposta, è un titolo. E fa schifo. Ma dici? Dico. Ma mi trovi basso? Sì. Mi trovi grasso? Sì. Ma potresti trovarmi se mai io mi perdessi? Farei del mio meglio. Quindi mettiti comodo e spiegami dettagliatamente questa cosa curiosa che mi ami, cercando di essere convincente, come se stessi tentando di persuadere un intero plotone di esecuzione pronto a far fuoco sul tuo corpo inerme a graziarti. Come titolo non è un po' lungo? Fai tu. Grazie. Porta via. Teniamoci stretti, facciamoci stretti, bellezza mia. Abbracciamoci coi bracci, aggambiamoci con le gambe, addentiamoci, annodiamo i nostri capelli ai nostri capelli, incastriamoci le dita dei piedi, diamoci le mani, guardiamoci, senza mai dimenticarci di guardarci dentro gli occhi. C'è un vento così forte che ci porta via. Teniamoci stretti che c'è vento forte. Ancoriamoci l'una all'altro, l'altro all'una, finché non calma. E se non calma, perché potrebbe non calmare, bada, potrebbe. Se ci molliamo, saremo scaraventati via lontano. Sarà poi difficile trovarci, forse impossibile. Dimenticheremo le nostre voci, le nostre facce, dimenticheremo ciò che ci piaceva dirci e farci. Dunque, teniamoci stretti, che c'è vento forte, bellezza mia. Io ti tengo stretta, mia unica bellezza, che tu mi tieni. E Dio sia maledetto io, non Dio, se mollo questa presa di salvezza. Non posso spiegarti, viaggi, grazie.